Vado dal mio Fulvio. Ma oggi ha detto pane nazionale. Guarda, l'abbiamo chiamato pane nazionale, è un pane che mi sono inventato io e parte dalla concezione, l'Italia è piena di meraviglie. L'Italia da nord a sud ha prodotti incredibili e anche nei cereali. Poi adesso che c'è la fiducia al Senato, la fiducia alla Camera, noi facciamo il pane nazionale. Il pane nazionale, quindi cosa facciamo? Ripercorriamo la geografia italiana attraverso i cereali. Quindi utilizzeremo 5 farine, utilizzeremo la farina di grano tenero e la farina di segale integrale che ricordano il nord e la pianura padana. Utilizzeremo il farro sia in chicchi che in farina, che ricorda soprattutto il centro Italia, e poi utilizzeremo il grano duro, un grano duro pugliese e siciliano, per ricordare il nostro sud, con una tecnica molto interessante, perché i chicchi di farro li faremo bollire in acqua, quindi prenderemo l'acqua calda e li faremo bollire per dare questa caratteristica del farro bollito all'interno del pane. E poi ti farò vedere una forma incredibile, una forma che mi sono inventato apposta per te, Antonella, per tutte le persone che ci guardano a casa. Bene. Che secondo me è molto interessante. Un pane nazionale dedicato all'Italia, ne abbiamo bisogno. Dedicato all'Italia, viva l'Italia! Evviva l'Italia sempre, Ania sempre, ma è normale. Oggi facciamo il pane dell'Italia. Dell'Italia, dal Giappone facciamo il giro dell'Italia. L'Italia nei cereali. Allora, quindi, pane nazionale, 5 farine che le ho preparate tutte qua, che rappresentano un po' l'Italia da nord a sud nella geografia dei cereali. Quindi intanto che lo dici... Grano tenero tipo 2, quindi, e grano tenero integrale, sono 200 grammi per tipologia di farina. Nord. Nord, bravissima, esatto. Poi mettiamo, anzi, continuando con l'estremo nord, mettiamo la segale. Ok. Segale integrale. Poi mettiamo la farina di farro integrale. E qui andiamo già verso il centro, naturalmente. E poi una meravigliosa farina di grano duro semi-integrale, uno sfarinato andiamo di grano al duro sud. Che va al sud. Metteremo il nostro lievito naturale, lievito madre, eccolo qua, 300 grammi. Dopodiché l'acqua sono 700 grammi d'acqua, è un pane, essendoci anche le farine integrali, con un'alta idratazione. Quindi dobbiamo impastare fino a quando poi il nostro impasto ha raggiunto la consistenza omogenea che tra pochissimo ti faccio vedere. Ci sono ancora i chicchi di farro. Come li trattiamo questi chicchi di farro? I chicchi di farro il giorno prima scaldiamo l'acqua fino a bollitura, dopodiché spegniamo il fuoco, li gettiamo nell'acqua e li facciamo raffreddare per circa 24 ore. Intanto sto aggiungendo il sale, che sono 22 grammi, con la restante acqua. In questo modo i chicchi iniziano lentamente a quasi ad aprirsi e a gelatinizzare un po' all'interno, dandoci poi una struttura che a questo pane darà poi un'estrema morbidezza. Questo chicco è un contenitore d'acqua, perché nelle 24 ore il chicco continuerà ad assorbire l'acqua. Il giorno dopo le 24 ore, scoliamo i nostri chicchi, li facciamo naturalmente raffreddare e ne mettiamo il 20% sul totale delle farine. Quindi abbiamo un chilo di farina e 200 grammi di chicchi di farro precedentemente messo a bagno in acqua calda. Continuiamo ad impastare fino ad avere un impasto che è ben amalgamato e lo facciamo riposare, lievitare a temperatura ambiente, coperto da pellicola antiaderente, per circa 3 ore. A questo punto, banco infarinato con il nostro tarocco, che è molto importante perché non utilizziamo il coltello a casa per tagliare i nostri impasti. Questo è uno strumento che è importante avere proprio perché ci permette di non diciamo stressare troppo la pasta. Ok, quindi molto lievitato in questa maniera, mettiamo la farina e facciamo due forme, ma due forme, ci sarà una forma più piccola, ok, è una forma leggermente più grande, e ti spiego fra poco il perché. Andiamo a chiudere il nostro impasto grande in questa maniera, ok, e l'altro più piccolo nella stessa maniera, creando due palline, due ciotole, una grande e una più piccola, una abbondante olio. Non lo mettiamo nel cestino della lievitazione, lo mettiamo in una ciotola con olio e l'altra invece con un pizzico di farina, o se vogliamo anche olio ma meno. Lievitano altre 3 ore e a questo punto facciamo questo lavoro qua, perché andiamo a crearci la nostra forma. Allora, oggi c'era il perse e io ho detto faccio un pane e utilizzerò il mattarello. Esatto. In questa maniera. Allora, prendiamo innanzitutto sul nostro banco la forma più piccola che abbiamo fatto prima e la stendiamo. Facciamo proprio una stesura
abbastanza fine e possiamo anche aiutarci con il nostro mattarello in questa maniera. Dobbiamo proprio creare... Ti servono queste ciotole? Una pasta. E no, queste no. Così almeno... Forse solo una, ma la riprendiamo. Allora, dopo che abbiamo creato la nostra pasta ben allargata, in questa maniera, così, andiamo a prendere l'altra palla, ok, di impasto, e ci prepariamo dei chicchi di farro, in questo caso, che possono anche essere sostituiti dal sesamo, dipende un po' da che cosa vogliamo mettere, ma dopo vedrai. Allora, in questo caso prendiamo un'altra ciotola, prendiamo questa pasta qua e gliela andiamo a inserire in questa maniera all'interno, ok? Così. Poi prendiamo questa palla è già lievitata, quindi molto importante prenderla delicatamente in questa maniera, adagiarla nel nostro farro, impanarla nel nostro farro, che è cotto questo farro, assolutamente sì, e poi andiamo a posizionarci il nostro pane qui, ok, nella nostra culla. A questo punto lo chiudiamo sotto, tanto è la parte posteriore, la mettiamo sulla nostra teglia delicatamente senza, diciamo, farla sgonfiare. Vedi che bella gonfia, abbiamo creato una doppia struttura, no? Esatto, e andiamo a tagliare pane dentro nel pane, guarda, praticamente andiamo a tagliare il nostro pane in questa maniera, vedi? Beh, qui c'è l'olio dell'impasto in questa maniera che non fa attaccare l'impasto e creiamo un disegno. E andiamo a tagliarlo con tanti, tanti strati, con il nostro coltello a sega, e immediatamente lo andiamo a infornare, ok? Nel nostro forno, che è a 250 gradi per 45 minuti, e creerà una struttura veramente molto interessante. La cottura, abbiamo detto, 250 gradi per 45 minuti, e poi gli ultimi 10 minuti apriamo il forno e lo facciamo ancora cuocere 10 Scusate, minuti. Scusate, però aperto. Vorrei farvi guarda, vedere. Guarda questo pane. Sembra una corona. Ah, queste parti che si sono rialzate. Ah, che meraviglioso. Sono meravigliosi, ok? E dopodiché, naturalmente, lo tagliamo per fartelo vedere e assaggiare. E qui abbiamo l'Italia completamente contenuta L'Italia nella nostra pane. Pannotta. Guarda. L'Italia in un pane. Guardate che meraviglia. Voglio assaggiare vai, un pochettino perché stati. Da Italia... Mangio uno sopra, no? Sì, no, vai pure, aspetta che ti taglio la fetta. Guarda. E poi io mi sono preparato due altre eccellenze italiane, che è il peperone di Carmagnola, che esatto. È tra l'altro un IGP. Oggi siamo sul vegetale, giusto un po' di... il casizzolo sardo, che è uno dei pochi formaggi vaccini che abbiamo in Sardegna. E facciamo un panino, questo lo faccio anche per te, ma lo faccio per Fabrizio, il nostro regista, che ha sempre anche lui fame. No, ma poi è andato a Roma, non ha mangiato, cioè, hai capito? E quindi adesso vi prepariamo. So. Qui tutti è hanno buonissimo. Fame. E io sono felice di dare. Ha un'acidità meravigliosa. Qui cioè... hai la biodiversità del gusto con un morso. E anche la ricchezza del nostro paese. Viva l'Italia! Grazie, Pulpo.